Le cose che andiamo ad usare oggi, cioè, sono basate su un sistema in particolare, un framework che si chiama Object Modeling System. E le cose che vi ho fatto scaricare appunto hanno a che fare con questo. Quindi è meglio che vi dia alcune indicazioni su che cos'è questo Modeling Object Modeling System e poi anche in particolare del sistema più concreto che usiamo noi. L'Object Modeling System è un sistema che permette di costruire modelli a componenti. Per esempio, quello che vedete rappresentato qui altro non è che, e questo è il cuore, il centro, altro non è che un modello idrologico in cui sono contemplati vari elementi. Per esempio, vedete scritto ATP, sta per Potential Evapotranspiration. Poi vedete un modello che sta per Interception, io non vi ho parlato di cosa è l'intercettazione delle piante della precipitazione, ma è un modello molto semplice peraltro che permette di separare l'intercettazione dell'acqua delle piante prima che arrivi al terreno. Poi qui vedete soil water, l'infiltrazione, le acque sotterranee, la neve. Tutti questi sono pezzi di software che sono scritti separatamente e hanno nell'input e nell'output determinate quantità. Quindi quello che succede è che per esempio uno sviluppatore di software o ricercatore costruisce un singolo pezzo con un particolare algoritmo, secondo una particolare idea, e poi lo può connettere agli altri, magari costruiti da altri ricercatori o da altri studenti come voi. E questo riduce a enormi vantaggi, cioè è uno svantaggio che ovviamente l'intera infrastruttura è meno performante, come si dice a volte, di un modello tutto conglobato insieme. Però molti altri vantaggi, tipo il software è incapsulato, cioè ognuno scrive un modulo piccolo che può controllare separatamente sia dal punto di vista del funzionamento informatico che dal punto di vista del funzionamento fisico, della fisica che restituisce, e dopo lo connette tutti questi moduli a runtime, cioè quando si esegue il comando attraverso un linguaggio di scripting, se vogliamo, diverso ma simile a quello che noi usiamo già nei notebook. Questo consente per esempio anche di confrontare situazioni, pezzi di modelli o algoritmi che fanno lo stesso calcolo, richiedono lo stesso input e danno lo stesso output come quantità, però usano algoritmi diversi e quindi possono in teoria dare risposte diverse. Questo inoltre, per esempio, c'è tutta una serie di elementi che compaiono nel produrre un modello, tipo non so, la cattura delle precipitazioni, il trattamento delle precipitazioni, che noi non vedremo mai in modo spaziale, ma per esempio può essere acquisito anche in forma spaziale, quindi ci saranno le interpolazioni, per esempio, nello spazio per avere queste informazioni. Quindi ci sono degli altri moduli che fanno tutte queste cose. Noi, per comporre la nostra, si chiama soluzione modellistica, basta che prendiamo i pezzi come in un Lego e li mettiamo insieme. Poi ci sono appunto quelli lì, ci sono varie cose. Poi qui sotto vedete anche varie fasi, per esempio la fase di ottimizzazione, l'incertezza, il calcolo della sensibilità, la calibrazione, la visualizzazione e il reporting. Visualizzazione sono tutti passaggi che hanno a che fare con l'attività di modellare le quantità idrologiche. In particolare le ultime due cose noi le facciamo all'interno con dei notebook, come avete già imparato. Le altre cose sarebbero, alcuni di questi modelli dipendono da alcuni parametri, questi parametri non sono fissati a priori, non c'è nessuna scienza che dice come sono fatti quei parametri a priori, perché magari non corrispondono a delle misure fisiche che possono essere fatte. E allora ci sono
sono degli strumenti per l'ottimizzazione, degli altri strumenti per calcolare qual è l'incertezza della produzione del risultato, altri strumenti per l'analisi di sensibilità, cioè per vedere quali parametri o quali variabili concorrono in misura maggiore a dare il risultato finale, e la calibrazione è un processo invece di scelta dei parametri a fronte di dati sperimentali. Noi non useremo tutte queste caratteristiche che stanno nella parte finale, perché è un altro corso di idrologia tutta questa cosa qua. In effetti ce n'è uno che si chiama modellazione idrologica, che in parte copre questo, però è della magistrale, quindi per chi vuoi proseguirà la magistrale qui a Trento potrà vedere anche queste caratteristiche. L'architettura software per qui è molto modulare, consente di eseguire, di fare queste operazioni senza avere un unico blocco di codice, ma avendo tanti blocchetti di codice che si mettono assieme. In generale, questo Object Modeling System è stato sviluppato con in testa i sistemi agricoli, in particolare l'idro-agro-meteorologia. È stato sviluppato dalla sezione di ricerca dell'USDA, che è il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, nel suo core. E poi io e il mio gruppo lo abbiamo adottato come strumento per sviluppare i nostri modelli. E come vedete, deployment vuol dire, cioè, cosa è usato? È usato per lo sviluppo dei modelli, che è propriamente il lavoro che io faccio con i miei dottorandi o il postdoc quando ci sono, o comunque facciamo con il gruppo di persone con cui collaboriamo in giro per il mondo, la provvigione di dati, cioè l'analisi e la sintesi anche dei dati che servono per questa modellazione, la validazione e il test dei modelli, perché i modelli funzionano, poi bisogna testarli su dei casi specifici, e poi anche, come dire, deployment sarebbe il dispiegamento tradotto in italiano, ma non è altro che la produzione di questi modelli, per esempio, che vengono dati a degli utenti finali che non si curano di tutte queste fasi che sono propriamente della ricerca, della fase professionale di chi si occupa di modelli, ma sono di quelli che utilizzano questi modelli per fare quotidianamente, per prendere delle decisioni, per fare delle simulazioni. E funziona così, no, viene costruito un tassello del puzzle, di solito ognuno di noi che collabora ne ha costruito uno, poi si prende gli altri pezzi del puzzle che sono già disponibili e si aggiunge nel proprio pezzo, quindi ottenendo delle nuove caratteristiche, senza dover ricostruire tutto il resto della la montagna di tutto il resto. Io ho speso gli ultimi miei almeno 20 anni della mia vita a fare queste cose, no? All'inizio veniva costruito tutto il pezzo, non veniva costruito il puzzle, ma tutto il pezzo insieme, con l'idea che quando poi qualcosa cambiava, si capiva qualcosa di più, bisognava smontare i pezzi per poi rimontare un nuovo elemento. In questo caso non è necessario smontare, basta semplicemente comporre. La storia dell'OMS è abbastanza lunga e adesso non sto neanche, è costruito in Java perché Java prometteva e promette ancora di poter girare su tutte le piattaforme principali, in cui c'è un oggetto che si chiama Java Virtual Machine, cioè in sostanza un emulatore di processo che permette di girare lo stesso codice, non so, su un computer Mac o un computer Windows, un computer Windows con Windows 7, uno con Windows 10, uno con Windows 18000 e anche un computer Linux con Ubuntu o altre cose e altre piattaforme che esistono. Lì non serve, se poi volete guardarvi che cosa succede, ma vedete ci sono
almeno 20 anni, quasi 20 anni di sviluppo, e queste cose che poi magari vi sembreranno anche in un certo senso sono comunque dei prodotti della ricerca, non sono così definiti come magari altre applicazioni che commerciali. Certamente il contenuto scientifico è ottimo, e a volte hanno qualche baco, nel senso che vi scontrerete con qualche magari difficoltà di utilizzo. Comunque anche questo è uno sforzo notevole, per dirvi, uno sforzo di questo tipo, valutandolo sui costi, costa una decina di milioni di euro, quindi non è una cosa indifferente. Se andiamo a contare le risorse che ci sono, che sono state messe, ecco, le parti su cui noi abbiamo contribuito sono queste ultime qua, diciamo 2016-2018, anche se con loro lavoriamo da una decina d'anni. Quindi in particolare ci sono anche un binding, cioè un legame con Python, con R. Python sapete che cos'è, è un altro linguaggio di programmazione, con Docker. Kubernetes è una piattaforma per distribuire l'esecuzione dei modelli su un sistema con macchine distribuite, con processori distribuiti. Perché una delle cose che sta sotto OMS è che alcuni processi vanno in parallelo, vengono eseguiti in parallelo, ma voi, o meglio voi, chi ha programmato, in realtà non si deve curare di fare della programmazione parallela. Il sistema decide, analizzando la struttura della composizione del modello, decide di mandarlo in parallelo. Quindi per esempio nella vostra macchina, che magari ha 4 o 5 core, 4 o 6 core, anche il numero pari, e senza che voi dobbiate, o che ho costruito i modelli, faccia nulla, l'esecuzione, quando può, utilizza più corse, questo con i vantaggi che ne derivano. Ci sono poi delle questioni più tecniche, no? Questi tipi di modelli sono stati costruiti nel corso del tempo, ce ne sono anche tanti in giro. L'OMS3 in particolare, dal punto di vista del programmatore, è costruito sul fatto che uno non deve modificare le sue abitudini di programmazione. Quando uno sa programmare in Java, costruisce le sue classi, le sue cose, poi con un semplice sistema di annotazioni, che è semplice da fuori ma molto complicato dentro, include le sue componenti all'interno del sistema. E questo per noi ci aiuta a salvare tempo nello sviluppo, a avere un controllo sulla qualità dei prodotti, a riproporre modelli di componenti, come vi ho già detto, ci consente di tracciare anche meglio lo sviluppo dei modelli, perché su un modello molto grande, monolitico, come si dice, tracciare i cambiamenti è estremamente difficile. E poi l'altra questione è quella appunto della scalabilità su sistemi, su un sistema singolo come il vostro, su una macchina remota, su un sistema di macchine che vengono eseguite insieme. Quello che abbiamo fatto noi di recente in questo sistema sono il legame con Python, il legame con R, che è stato fatto da un mio ormai ex dottorando, che è negli Stati Uniti, che lavora con il gruppo che sviluppa queste cose qua. E un altro sistema che si chiama Net3, che noi qui non usiamo, però perché noi non facciamo cose, non è del tutto vero, ma noi diciamo che non facciamo cose spaziali, ma facciamo cose puntuali, però poi se ci riusciamo facciamo una cosa su un versante. E questo sistema Net3 consente di distribuire i vari modelli nello spazio. Se io faccio un modello spaziale, posso mettere diversi modelli scritti con linguaggi diversi in punti diversi nello spazio, e poi questi interagiscono tra di loro, quindi creare una
una cosa estremamente complessa che peraltro noi stessi non abbiamo sfruttato appieno. E poi sono stati inseriti in questi sistemi anche degli strumenti di machine learning, che si chiamano. Beh, qualcuno vi ha mai parlato di cos'è machine learning? Insomma, quando voi, se qualcuno di quando voi usate, non so come si chiama, Alexa, quella di Windows, o Siri, quella di iPhone, sono sistemi per esempio di riconoscimento vocale, questi usano dei modelli statistici sofisticati che si chiamano neural network, adesso si chiama anche deep learning, e all'interno di questo sistema è stato implementato un sistema per costruire questi elementi. Qui c'è anche un po' di bibliografia, questo per darvi l'idea della complessità della cosa e per dirvi anche che quello che cerco di fare, quello che cerchiamo di fare è di darvi uno strumento che comunque è estremamente scalabile. Quello che voi imparate qua poi lo potrete riutilizzare anche nella professione in futuro e anche addirittura per fare sistemi molto complessi. Su un sistema come questo, per esempio, in questo momento è implementato il sistema di allerta delle piene della protezione civile della Basilicata.